YouTube, ben ritornati sul mio canale. Oggi nuovo video per parlarvi di attrezzi da giardino. In questo caso vi volevo presentare il tagliasiepi a batteria Eco DHC200. Ho altri tre attrezzi di Eco, ringrazio anche Cormic per avermeli inviati. Oggi partiamo con il tagliasiepi, quindi macchina adatta per la rifinitura e la bordatura delle siepi da giardino. Partiamo subito come sempre con le caratteristiche tecniche della macchina e poi andremo a provarla. Un tagliasiepi a batteria dotato di batteria litio 50 volt, facilmente estraibile. Abbiamo lo slot a carrello, in questo caso montiamo una batteria al litio 50 volt 2 ampere, possiamo anche mettere quella superiore da 4 ampere. Ovviamente mettendo una batteria superiore si aumenta la durata del lavoro. Come ben sapete, il lavoro dipende sempre da cosa andiamo a tagliare. Generalmente una batteria da 2 ampere dura all'incirca 60 minuti, quindi 60 minuti sarebbe un'ora di lavoro continuo senza mai fermarci. Poi abbiamo anche quella superiore che dovrebbe durare di più. Eventualmente c'è anche lo zainetto e possiamo applicare quindi l'inserto batteria e poi metterci in spalla lo zainetto, quindi avremo una durata sicuramente maggiore. Batteria che, come vedete qua, l'indicatore di carica, abbiamo 4 led, quindi possiamo visionare direttamente lo stato di carica della batteria. Quindi ho detto slot a carrello, un click, la batteria è inserita. Doppia lama in acciaio affilata su 3 parti, quindi oltre alle lame anche la parte laterale, in modo da poter tagliare meglio la siepe e quindi anche quando stiamo entrando lateralmente riusciamo a tagliarla molto bene. Lama da 62 cm, distanza dai denti 30 mm. Qua abbiamo il paramani, impugnatura molto ergonomica, seconda impugnatura. In questo tagliasiepi non possiamo girare appunto l'impugnatura, quindi lo dobbiamo utilizzare o nella parte orizzontale oppure verticalmente, quindi non abbiamo questa possibilità. Tasto di accensione, una cosa molto particolare che mi ha colpito è che qua abbiamo il punto di ingrassaggio, quindi tramite l'ingrassatore a tubo inseriamo qua e ingrassiamo tutto il meccanismo che c'è all'interno, quindi non dobbiamo smontarlo. Questa è una cosa molto buona che mi piace, quindi ecco, l'ha studiata molto bene. Un'altra cosa, la scocca che copre gli ingranaggi è studiata appositamente per ridurne la rumorosità. Difatti se io adesso lo accendo ve lo faccio sentire, il tagliasiepi è molto silenzioso. Peso 3,3 kg, quindi abbastanza leggero senza la batteria. Con batteria raggiungiamo quasi i 4 kg. Comunque tutto sommato è molto leggero. Riusciamo anche a stenderci, portarlo su con le braccia, quindi lavorare con molta tranquillità senza che il tagliasiepi ci vada a pesare, perché è abbastanza bilanciato. Un'altra cosa è la velocità. Questo tagliasiepi ha la regolazione di velocità in base alla pressione del grilletto, quindi man mano che facciamo pressione la velocità delle lame del motore brushless aumenta. Quindi io adesso faccio una prova, vedete? Questa è la velocità massima. Quindi non ci resta che andare a provarlo, facciamo qualche siepe e poi facciamo le nostre considerazioni.
Allora, che dire, taglia molto molto bene, vabbè, le lame sono nuove assolutamente, comunque è una macchina molto leggera, molto comoda da utilizzare, mi sono trovato molto bene, come avete visto nella siepe alta si può utilizzare e sollevare comodamente senza aver peso, anche nelle altre non ho sentito assolutamente il peso, una macchina molto leggera, molto versatile e molto comoda da utilizzare. Le batterie le proverò, vedremo quanto sarà la durata, poi magari faremo un altro video. Magari potrò provarlo su una siepe e fare un video completo per vederne la durata. Comunque ho anche le batterie un po' più grandi, quindi staremo a vedere. Molto interessante. Quindi se questo video vi è piaciuto, lo reputate interessante, lasciate un like, vi invito sempre ad iscrivervi al mio canale YouTube, mi raccomando, per rimanere sempre aggiornati, e se volete anche nelle pagine Facebook e Instagram. Vi aspetto con un prossimo video. Ciao!